Quindi il presidente De Luca ha stanziato 20 milioni lo Stato di San Paolo, ieri era con Aurelio De Laurentiis, quindi diciamo estromettendo anche un po' il comune dalla... Guardate, a noi interessa l'obiettivo e il risultato, mi dovete dare atto che anche nelle dichiarazioni che ci sono state in queste settimane sulle universiadi, io ho sempre parlato di gioco di squadra, cioè tutti i risultati di cui parliamo non è merito di Tizio o di Caio, tutti i risultati tra cui il villaggio alla mostra d'oltremare, che è il villaggio degli atleti e non è un campo rom all'interno della mostra d'oltremare, così lo Stadio San Paolo, sono frutto di un lavoro che ha messo insieme governo nazionale, governo regionale, Città di Napoli, FISU, CONI, ANAC e altri interlocutori. E lo abbiamo sempre detto che i finanziamenti per le universiadi, non solo per lo Stadio San Paolo, anche per il resto delle universiadi, sono nella stragrande parte finanziamenti nazionali e regionali, ma non perché ci siano dei filantropi italiani o dei soggetti particolarmente generosi, perché in Italia i finanziamenti per operazioni di questo tipo ce l'hanno o sono europei, in alcuni casi sono nazionali o sono regionali e per cose più piccole sono comunali. Quindi a me va bene che qualcuno dice io ho messo le risorse per le università, poi siccome io non appartengo a quelli che il pallone è mio, decido io chi deve giocare, vorrei ricordare, visto che poi voglio dire io sono per l'onestà intellettuale sempre, che se non ci fosse stato l'impegno del comune forte sull'inserire lo Stadio San Paolo, ricordatemi che ci fu anche l'impegno per l'inserire lo Stadio Collana, che se non ci fosse stata quella decisione della regione, prima Caldoro e poi De Luca, noi adesso ci troviamo ai lavori quasi finiti allo Stadio Collana, ma quella apparentemente è un'altra storia. Lo Stadio San Paolo l'abbiamo voluto fortemente noi, è chiaro che quello non l'abbiamo finanziato noi, non l'ho mai detto, ma noi non abbiamo i soldi per finanziarlo, ma che noi abbiamo voluto lo Stadio San Paolo è talmente vero che sta agli atti della cabina di regia, sta nei verbali e soprattutto l'abbiamo visto con quello strale che c'è stato nei giorni scorsi di Aurelio De Laurentiis. Semmai questa forte volontà di avere uno Stadio San Paolo ristrutturato e poi finanziato è frutto dell'esigenza che noi avvertiamo che se non ci fosse stato questo treno che noi riuscivamo a utilizzare, lo stadio non sarebbe mai ristrutturato perché altri non avrebbero messo i soldi, probabilmente in quel caso la Champions non si sarebbe potuta giocare e c'era addirittura qualcuno che pensava di portare la fase inaugurale, la fase finale e magari la fase intermedia delle universiadi in quello che nella mente di qualcuno è il nuovo capoluogo della Regione Campania. La Regione Campania è fatta di tante città, tutte straordinariamente belle, ma non per volontà mia o per volontà vostra o per volontà di Mimmo Annunziato, del comandante Esposito, il capoluogo è Napoli e non è Salerno, Caserta, Avellino o Benevento, che sono tutte città straordinarie, ma quello è il capoluogo. Quindi questa è la storia. Poi benissimo che De Luca e De Laurentiis si incontrano, se qualcuno si vuole prendere tutti i meriti va benissimo, non ci importa proprio, l'importante è che le cose si fanno, che si fanno bene nell'interesse dei napoletani e dei cittadini.